Ed eccoci con il bomber Beppe Gambino, 202 gol in carriera, terzo gol di fila con la maglia dell'Akragas. Per te è un momento magico, non ti fermi più, Beppe. Innanzitutto 201, perché quelli li ho contati solo in campionato, quindi la Coppa non l'ho mai contata. Però va bene così, perché comunque segnare in qualsiasi competizione aiuta. Dopo magari i mesi che ho passato, mi serviva fare gol sia in Coppa che in campionato. Magari il gol di domenica, la prestazione di mercoledì mi ha portato oggi a partire dall'inizio. Sto sfruttando al meglio le possibilità che il mister mi sta dando, però sapevo che prima o poi sarebbero arrivate. Io ho sempre pensato in questi 2 mesi di rimettermi il prima possibile fisicamente. L'ho fatto piano piano, ho fatto la mia preparazione, ho sofferto in silenzio, e oggi penso sia giusto che io mi goda questo momento assieme ai miei compagni, che sono, diciamo, anche loro mi hanno aiutato ad arrivare a questa condizione. Contro la Parma, una grande prova di forza del collettivo. Assolutamente sì, ma non è la prima volta, l'ho detto settimane fa. Noi abbiamo intrapreso la strada giusta, soprattutto mentalmente, perché quando si scende in campo non sembra, magari avendo solo le qualità tecnico-fisiche, riesce a vincere, ma noi ci siamo uniti, abbiamo fatto un grande gruppo, abbiamo assieme al mister e al direttore della società raggiunto una mentalità importante, che è quella di entrare in campo in tutte le partite, che sia di Coppa o che campionato, con la consapevolezza di dover vincere e riuscirci e portare a casa sempre 3 punti, perché noi con la squadra che abbiamo dobbiamo per forza di cose lottare su 2 fronti, Coppa e campionato. Per te oggi una standing ovation quando hai dato il cambio al compagno di squadra. Quanto è importante per te la passione, l'amore che hai avuto dal tifoso nei tuoi confronti? Tantissimo, ma non solo per me, penso per chi fa questo mestiere, ma oggi si parla di me, perché comunque ho passato 3 mesi davvero, davvero pesanti. Sono stato bravo, ripeto, a soffrire in silenzio, grazie alle persone che sono state vicine, alla mia famiglia, alla mia compagna, il mister, il direttore, che in silenzio mi hanno fatto allenare con tranquillità, senza mettermi fretta o pressione. E si è lavorato bene, e oggi ringrazio tutti quelli che mi hanno applaudito quando sono uscito. Un gol prezioso, perché ha sbloccato il risultato in un momento che la Palma un Val ci stava un po' pressando e ci ha messo anche paura in qualche occasione. Che valore ha questo gol nella psiche dei compagni in gioco lì, cioè della squadra? Ma sicuramente ha scrollato un po' di tensione in ognuno di noi, perché comunque, come hanno detto prima, purtroppo abbiamo un campo in pessima condizione, e noi per la squadra che siamo, magari tecnica, abbiamo provato comunque a giocare. Proprio per questo siamo andati in difficoltà, perché provando a fare le nostre cose la palla è un po' schizzata via. Loro prestavano bene, perché c'è da sottolineare che sono un'ottima squadra, una buona squadra davvero, ci hanno prestato bene, e noi nel provare le nostre cose abbiamo perso qualche palla di troppo, e magari sbloccare la partita ha sbloccato anche tutti gli 11, e da lì abbiamo fatto la nostra grande gara.